Io la lascio libera. Grazie. Va bene, dottoressa Sandei, Sonia. Eccola, non potevi non essere con noi in questo pomeriggio. E ti prego, aiutaci a capire effettivamente come una città costiera, una città che vive di porto e che con il porto convive, può guardare al futuro rispondendo a quella che è la sfida dell'elettrificazione, di, diciamo così, e soprattutto di smart port e tutto ciò che si può fare per accelerare questo processo, che è veramente importante. Grazie, grazie mille Sonia, e perdona se siamo arrivati un po' lunghi, ma abbiamo iniziato un pochettino più tardi. Grazie. Grazie a voi, ed è un piacere essere presente in questa Smart Week, che per me è un appuntamento fondamentale, ed è un appuntamento ricorrente ormai da molti anni, e mi fa piacere essere arrivata in questo momento dopo l'intervento del sindaco di Mazzara, dopo l'intervento del dottor Della Valle, parlando di elettrificazione, che è uno di elettrificazione dei porti e delle marine, che è uno dei pilastri della nostra strategia insieme allo sviluppo del porto rinnovabile. Quindi stiamo coniugando due interventi, seguo il mio voce che è stato definito prima di me. Dicevo, l'elettrificazione è uno dei nostri pilastri, e l'elettrificazione non riguarda soltanto ovviamente il trasporto, ma riguarda anche il consumo finale, riguarda anche le aziende, ma ci siamo focalizzati nell'ultimo periodo anche sul trasporto, perché siamo tutti indietro nel percorso di elettrificazione, quindi di decarbonizzazione. E ci sono, come sappiamo, molti fondi a disposizione, tu parlavi di accelerazione, molti fondi PNRR a disposizione per l'elettrificazione dei porti e per l'elettrificazione delle marine. Quindi ha in questo momento un senso accelerare, e noi lo stiamo facendo anche con rapporti non solo di collaborazione sinergica con le amministrazioni, come è sempre stato con Genova, ma lo stiamo facendo anche con delle partnership, partnership pubblico-private, che sono uno dei temi fondamentali in questo momento. Partnership che ci consentono di accelerare tutta la messa a terra dei progetti. E avendo poco tempo a disposizione, Stefania, vorrei parlare di un progetto molto concreto, anzi di due progetti molto concreti che riguardano proprio l'elettrificazione. Noi sappiamo appunto che ci sono 700.000 milioni messi a disposizione per l'elettrificazione dei porti, e noi abbiamo voluto dare un segnale con la firma di un protocollo con Sonautica, anche in relazione alle piccole marine, perché le nostre coste sono punteggiate da piccole marine, in cui il processo di elettrificazione può essere accelerato facendo dialogare le piccole marine con le città, e immaginando percorso virtuoso di decarbonizzazione attraverso anche, per esempio, l'efficientamento energetico dei building, che è importante nelle città, così come è importante per le cittadine che si affiancano alle marine. E il progetto molto concreto è un progetto che riguarda le plastiche. Spesso abbiamo parlato del recupero delle plastiche. Il sindaco di Mazzara ci ha parlato del recupero delle plastiche in mare a Aragona, essendo Mazzara del Vallo la prima flotta peschereccia d'Italia. Ebbene, noi attraverso una partnership e attraverso un accordo con il CNR e con la società di Ancona, stiamo portando avanti una barca elettrica, una barca da 7 metri elettrica, stimolando anche, sottolineando come la filiera della nautica elettrica, e non siamo diciamo leader nel segmento della nautica, in questo momento potrebbe avere uno spunto importante, un'accelerazione importante proprio dall'elettrificazione dei porti e dall'elettrificazione delle marine. Ebbene, noi siamo partiti da questa barca elettrica, una barca da lavoro, 7 metri elettrico, che può recuperare le plastiche in mare e può attivare quel percorso di recupero anche materico delle plastiche in mare, e soprattutto può
raccontare il percorso, il dialogo di identificazione e di sviluppo di una filiera o di filiere importanti per il nostro paese. Prima si stava parlando di impianti da fonti rinnovabili, il sindaco di Mazara ha parlato anche dei impianti offshore. Ebbene, nell'identificazione città e nell'identificazione delle città grandi e cittadine hanno un ruolo importante anche i processi di efficientamento energetico dei building, quindi processi che in qualche modo riguardano il shifting dei building attraverso pompe di calore. Pompe di calore e nautica elettrica sono due filiere fondamentali, sono due filiere importanti, fondamentalmente italiane del nostro sistema industriale, e sono due filiere che potrebbero essere accelerate in questo percorso di decarbonizzazione. Noi con il nostro supporto, sia locale sia nazionale, vogliamo accelerare queste partnership che possono consentire di calare a terra più velocemente i progetti, perché dobbiamo parlare di progetti concreti. E il nostro tour Sali a Bordo è partito da Genova, sarà da 42 giorni, a dimostrare che la nautica elettrica è possibile, deve essere accelerata, e 500 milioni sono stati messi a disposizione 10 giorni fa dal Ministero delle Mobilità Sostenibili, proprio delle infrastrutture per sostenere la filiera della nautica elettrica. Anche noi qui potremmo dire il territorio la nostra, quindi potremmo dire la nostra sulla riqualificazione energetica e sul rammendo delle città, possiamo dire la nostra sulla filiera della nautica elettrica, possiamo dire la nostra su processi di innovazione legati al recupero delle plastiche in mare. Grazie, grazie mille Sonia. Una domanda e ti faccio scappare perché so che sei... Ecco, anche tu? Bene, insomma, basta, facciamo qua l'assemblea di tutti i sindaci, sfida per... Prossimo anno tutti qui. Ti faccio solo una piccolissima domanda e soprattutto un'altra sfida. Visto che la città e poi il comune e non solo, no? Abbiamo bisogno di condividere dati ed informazioni. La mia domanda è, rispetto ai progetti, questi ultimi due che hai citato, che stai portando avanti, che comunque noi conosciamo, abbiamo modo di condividere poi i dati, diciamo, io parlo per il comune in questo caso, quindi con un soggetto pubblico, ci mancherebbe ancora, perché la necessità poi è quella di raccogliere i dati, generare uno studio, e da questo punto di vista ho la libertà di dire che lo possiamo fare essendo responsabile dell'ufficio statistica e del centro studi di nuova generazione che lanceremo il 14 di dicembre. La mia domanda è: sei con noi per realizzare uno studio rispetto a questo tema così essenziale, quindi un modello di business innovativo, smart, applicato a sostenibilità, ma soprattutto evoluzione della smart city, perché la smart city è un concetto che cambia nel tempo. Ti posso considerare dei nostri? Assolutamente, sono dei vostri, ma anzi potremmo utilizzare la partnership in un altro design che abbiamo siglato con ESA, con l'Agenzia Spaziale Europea, proprio per portare avanti insieme un progetto pilota, e sottolineo che il protocollo cornese è il primo protocollo siglato tra tre con una municipalità, quindi una grande impresa, e ESA è una municipalità, e potremmo con questo progetto pilota proprio occuparci del recupero delle plastiche, dell'analisi dei dati congiuntamente e portare avanti questo progetto pilota come case story di successo per il territorio nazionale, perché come giustamente sottolineava sempre la stessa Mascia, noi siamo un territorio molto particolare, molto complesso, con presenza di mare, con presenza di rivi, con presenza di fiumi, quindi anche nel tracciamento delle plastiche certo. C'è una gestione della complessità rilevante che possiamo a buon diritto portare avanti come esistono e come progetto pilota. Grazie, grazie mille. L'avete sentito tutti? On board, siamo assieme, faremo questo splendido lavoro e continuiamo a parlare di collaborazione. E io ringrazio Sonia, ci conosciamo da tanto tempo.